Intanto grazie mille per aver accettato questa intervista, insomma per il tempo che ci sta dedicando in questo periodo un po' complesso. Allora, abbiamo pensato insomma di proporle delle domande e la prima è qual è la procedura per accedere al servizio di vaccinazione e quali sono i siti che sono stati predisposti nel nostro territorio. Per nostro territorio intendiamo un po', diciamo, quello su cui possono insistere i comuni delle diocesi di Tivoli e di Palestrina e quali sono i prossimi step del piano vaccinale, quindi le categorie insomma che si prevede possano accedere al servizio. Allora, tenga conto che quella dell'ASL Roma 5 è una delle ASL che sta facendo più numeri nella campagna vaccinale e abbiamo già vaccinato 30.000 persone come prima somministrazione e 10.000 hanno dei 30.000, già 10.000 hanno già completato il percorso vaccinale, quindi hanno ottenuto anche la seconda. Siamo peraltro la seconda ASL nel Lazio. Per il numero di pazienti ultraottantenni vaccinati, ne abbiamo vaccinati 9.000. Tenga conto che la prima è l'ASL Roma 1, che però ha una popolazione di oltre 1 milione e mezzo di abitanti e ne ha vaccinati 11.000. Noi abbiamo vaccinato già 9.000 ultraottantenni ed è un numero estremamente significativo. L'abbiamo fatto vaccinandoli nei setting di ricovero dove si trovavano, cioè nell'RSA, nelle case di riposo dove siamo andati. Abbiamo 167 strutture nel nostro territorio dell'ASL fra RSA e case di riposo. Ci siamo andati con i nostri operatori una per una e abbiamo già completato tutti gli ultraottantenni che erano in setting di ricovero. E tutti quelli in ADI che erano 860 sono ultraottantenni assistenza domiciliare integrata, cosiddetta ADI, e cioè una situazione per cui i nostri infermieri vanno lì giornalmente a cambiare sede, assisterli, a fare alcune procedure mediche. Anche questi 860 sono stati vaccinati, quindi è già un risultato molto molto importante. Abbiamo completato ovviamente già a gennaio tutto il personale sanitario, quindi tutti i nostri medici e infermieri sono vaccinati. Abbiamo vaccinato quasi tutti i medici privati del nostro territorio con le varie modalità. Loro utilizzano per lo più AstraZeneca, che è indicato, come ora spiegherò, ai pazienti e ai soggetti infra 65 anni, quindi da 65 anni in giù. E abbiamo completato in queste ore le forze dell'ordine, quindi carabinieri, polizia, guardie di finanza, vigili del fuoco, sono tutti stati vaccinati. I siti, lei mi chiedeva i siti, sono molti, sono 9, 6 utilizzano AstraZeneca e in questo momento, scusi, 6 utilizzano Pfizer e in questo momento stanno continuando la campagna per gli ultraottantenni. Non appena finiremo, apriremo già dai primi di marzo, ora lo farà la regione, ovviamente, sempre attraverso l'app presso cui ci si prenota, apriremo ai pazienti da classe 79enni, 78enni e 77enni. Le sei sedi sono Tivoli Palazzo Cianti, che è quello attaccato all'ospedale, Palestrina Palaverde, che è il campo di basket coperto da tensio struttura che sta sotto l'ospedale di Palestrina, e poi Colleferro Auditorium, che è la struttura dell'auditorium che sta di fronte alla stazione di Colleferro, e poi abbiamo aperto anche Subiaco, Palombara Sabina e Mentana. Questi sono tutti i punti, come dicevo, in cui i pazienti per ora ultraottantenni accedono per il tramite dell'app. Quindi loro prenotano con l'app, gli viene dato un giorno per la prima dose e la prenotazione del giorno a distanza di 21 giorni, trattandosi di Pfizer, per la seconda dose. Vengono, fanno un rapidissimo percorso di triage, diciamo così, una anamnesi da parte dei medici che sono lì e poi vengono vaccinati, aspettano 15 minuti e poi vanno a casa e lo fanno in queste sei sedi. Poi abbiamo altre tre sedi,
che sono Valmontone Hospital, che è sempre diciamo, nel vostro territorio, la IHG a Guidonia, e da domani aprirà, sabato, aprirà Acque Albule a Tivoli Bassa, a Tivoli a Scalo. E questi faranno invece, stanno facendo già AstraZeneca, quindi per pazienti che si prenotano sempre con le medesime modalità, ma sono pazienti infra 65 anni, quindi pazienti più giovani infra 65 anni. Da sabato la notizia è, e la stiamo battendo in questo momento anche noi con i nostri canali informativi, proprio ora ho dettato il comunicato stampa, da sabato parte la vaccinazione per i pazienti fragili, i pazienti quindi che hanno alcune patologie, sono stati individuati 13 classi di patologie da parte della Regione Lazio. Noi abbiamo i nominativi ovviamente di tutti i nostri pazienti, sono 11.697 quelli che rientrano in queste categorie, e nelle 13 categorie di fragilità, ovviamente qui non conta l'età, quindi abbiamo pazienti di ogni età, ovviamente questi vengono vaccinati con Pfizer perché sono fragili appunto, che sono portatori di uno o più delle 13 patologie indicate dalla regione, e chiaramente Pfizer è previsto per pazienti over 16, quindi chiaramente possiamo vaccinare solo pazienti oltre i 16 anni, sotto i 16 anni non possiamo vaccinare. Pensi per esempio che la fibrosi cistica, abbiamo 81 pazienti, ne possiamo vaccinando sabato 57, che stiamo chiamando telefonicamente e gli stiamo dando le slot e quindi gli appuntamenti, ecco, in termini meno tecnici, per la vaccinazione, perché gli altri, da 81 a 57, gli altri sono pazienti, sono bambini sotto i 16 anni, quindi non possiamo chiaramente vaccinarli. Siamo ancora in attesa delle linee guida per la vaccinazione dei caregiver, cioè dei parenti, dei genitori, dei pazienti fragili. Da settimana prossima iniziamo anche la vaccinazione dei 126 pazienti portatori di sindrome di Down. Abbiamo contattato ieri il presidente dell'associazione, che ci sta aiutando a contattarli, stiamo mettendo anche a disposizione per loro un numero di telefono in modo che esclusivamente dedicato ai Down. Lo faremo ora, appena chiudo questa videoconferenza con voi, chiamerò il presidente, darò questo numero di telefono in modo che loro lo daranno a tutti i loro associati che sono nel nostro territorio appunto 126, e tutti questi saranno dati gli appuntamenti e quindi saranno vaccinati sempre con Pfizer, perché rientrano nella categoria appunto degli ultra fragili a cui il vaccino va dato preferenzialmente. Il messaggio vi prego di veicolare è di non accalcarsi, ecco, l'accesso spontaneo non è consentito per ovvi motivi, non bisogna per nessun motivo recarsi in modo spontaneo alle sedi vaccinali, perché si creano assembramenti, si creano situazioni di pericolo per tutti e soprattutto perché non è necessario e non è opportuno. L'altro canale, e poi mi taccio, vedo modo di credermi quello che ritiene, l'altro canale che parte lunedì è quello dei medici di medicina generale, cioè i nostri medici della mutua, come una volta si chiamavano, il medico di famiglia. A loro abbiamo già consegnato nella giornata di oggi e qualcuno nella giornata di domani per problematiche logistiche, sono le dosi di vaccino necessario. Loro faranno o presso le UCP, le unità di cure primarie dove si concentrano, sono dei luoghi fisici in cui loro hanno il loro punto di incontro, o presso i loro studi privati faranno il vaccino AstraZeneca, quindi ai loro pazienti infra 65 anni, iniziando ovviamente dalle categorie dei più fragili. Stiamo consegnando una dose ciascuno intanto, e lunedì 1 marzo inizieranno loro la vaccinazione dei pazienti che si stanno intanto prenotando presso i loro studi. E quindi tenga conto che una fiala contiene 10 dosi, quindi ciascuno di loro avrà in mano 10 dosi per vaccinare i loro pazienti. In questo momento i medici
che in totale sono 357 quelli della nostra ASL, hanno aderito fino ad oggi 221, quindi noi stiamo consegnando 221 dosi, 221 fiale, che sì, corrispondono a 2210 dosi. Quindi lunedì saranno vaccinate, da lunedì in avanti, ora certo, abbiamo 2210 pazienti presso gli studi di medicina e medicina generale. Ripeto, questi sono pazienti che si rivolgono direttamente al loro medico di medicina generale e faranno l'AstraZeneca. A chi rivolgersi? Era la domanda. Bisogna rivolgersi ai medici di medicina generale, perché loro conoscono bene il percorso. Noi abbiamo fatto con loro una dozzina circa di videoconferenze e quattro incontri formativi. Stiamo continuando a farli, incontri formativi. Li facciamo con i medici di medicina generale tutti i giorni, dalle 13 alle 15. Li incontriamo con due medici vaccinatori nostri che spiegano le procedure, tranquillizzano anche sulla giusta ansia, perché fare una vaccinazione di questo tipo è complesso, nonché sulle procedure di tenuta e di somministrazione e sulle possibili reazioni avverse, e spiegano un po' come comportarsi in questo caso. Quindi i pazienti devono pazientare, lo dice la parola stessa, perché li stiamo chiamando, perché si stanno prenotando attraverso l'app per quelli che rientrano nelle categorie di cui sopra dicevo, e perché devono, e poi devono fare riferimento ai loro medici di medicina generale che conoscono queste procedure e sono in grado di vaccinare. La settimana prossima cercheremo anche di capire come i medici di medicina generale, i 221, quindi finora aderenti, e gli altri che aderiranno sicuramente, la possibilità che loro vaccinino anche i loro pazienti fragili con Pfizer, con il nostro aiuto. In quel caso anche noi saremo presenti, lo faremo insieme con loro, e quindi daremo una forte mano, chiaramente, anche ai medici di generale. Una macchina da guerra, insomma. Sì, ma lei ha un'idea dei tempi, insomma, di completamento di questo piano, di questo... bisogna fare riferimento al piano Arcuri, che è il piano vaccinale nazionale. Noi siamo in linea col piano Arcuri, è previsto che il piano si svolga per tutto il 2021, quindi diciamo fino all'autunno del 2021 le procedure andranno avanti. In realtà i tempi sono dettati dalle disponibilità. Lei deve pensare che noi siamo tarati come azienda, con tutte le strutture che le ho raccontato, per fare fra i 4.500 e i 5.000 vaccini al giorno. Attualmente ne stiamo facendo una media di 700, perché mancano le dosi. Certo. Il problema è quello. Quindi la velocità della campagna vaccinale è direttamente correlata alla disponibilità di dosi e non alla nostra capacità di erogazione, diciamo. Certo. Quello c'è, noi siamo sul territorio pronti, come vede siamo anche abbastanza capillari. Possiamo anche incrementare, dicevo, abbiamo quindi 9 sedi vaccinali e pronta la decima, che non dico dov'è ancora perché ci riserviamo per quando avremo le dosi, potremo aprirne anche altre perché ne abbiamo la forza. Mancano le dosi fino ad oggi, ovvero abbiamo quelle che vi stiamo raccontando, che però è tanto, tenuto conto che appunto siamo una delle aziende che sta vaccinando di più in realtà. In riferimento invece a queste zone rosse di Colleferro e Carpineto, non so se ha un messaggio che magari vuol dare ai cittadini. Io non parlo ovviamente se non di aspetti organizzativi, io non sono un medico né un infettivologo e mai mi permetterei di fare valutazioni di ordine clinico. Tuttavia le varianti sono molte, le abbiamo sempre avute. Il panico correlato agli aspetti mediatici va tenuto sotto controllo. Variante inglese, ripeto, non entro negli aspetti clinico-assistenza medici né infettivologici, ma sotto il profilo organizzativo abbiamo visto che la variante inglese sta portando diciamo una crisi derivata dal fatto che è molto rapida nella sua diffusione, non sta portando più pazienti nei nostri reparti. I nostri reparti non stanno avendo una pressione aggiuntiva in questo momento, se non quella derivante dalla numerosità. È chiaro che
se più pazienti si infettassero, a quel punto per un fatto statistico avremmo più pazienti in ricovero, ma in questo momento non sta succedendo. La situazione su Carpineto è pressoché ferma, non si stanno registrando altri casi, sono guariti i primi che comunque hanno presentato sintomi frusti di influenzale banale, nessuno è stato ricoverato, nessuno ha avuto sintomi gravi. Su Colleferro ne rimangono, all'ultimo censimento, che però risale all'altro ieri, erano ancora 16 i pazienti a casa, a domicilio, stavano tutti bene anche loro, con la variante inglese. Si stanno anche loro negativizzando via via, si negativizzeranno nei prossimi giorni. Stiamo conducendo però, come giusto che sia, una campagna massiva di vaccinazione. Peraltro stiamo utilizzando una metodica nuova per noi, perché non l'avevamo utilizzata prima, non so ora nel resto d'Italia se la stiamo utilizzando, che sono i salivari. È una metodica sempre di tipo genetico, quindi sequenziamento, che consente di raccogliere non più attraverso il tampone nasofaringeo, che è invasivo, perché l'abbiamo fatto tutti, immagino, è molto invasivo, è fastidioso, soprattutto per i bambini più piccoli, è molto fastidioso. Questo invece è un tamponcino di cotone che si mette in bocca, si raccoglie la saliva, poi si inserisce in una provetta, e la provetta poi viene portata in laboratorio e dà un esito assolutamente molto molto efficace, quindi abbiamo un'alta predittività di questi tamponi. Abbiamo fatto ieri i primi 625 con ottimi esiti, stiamo andando avanti. La campagna appunto lì è una campagna di screening di massa della popolazione. Carpineto sarà finita entro la prossima settimana, Colleferro un po' più grande, sono 21.000 abitanti, però non si stanno registrando file, tutto prosegue in modo molto ordinato, ci sono due punti di raccolta dei tamponi, da un lato per i ragazzi delle scuole e dall'altro lato per gli adulti, stanno andando velocissimamente sulla scuola Dante Alighieri di Colleferro, e poi c'è il drive-in di Colleferro, che è quello dietro il distretto, che sta facendo altissimi numeri, chiaramente, quindi penso che anche lì finiremo entro 12-15 giorni massimo la nostra campagna. Ok, sì, ancora un minuto da dedicarci, però cambiando argomento. Ok, il centro antiviolenza che ha inaugurato recentemente lei presso l'ospedale di Tivoli, ecco, un messaggio su questo importante, credo, aspetto. E lì non dobbiamo mai mollare la guardia, il Covid sta mostrando un aspetto di grave criticità, perché evidentemente la gestione familiare risulta, in qualche caso, laddove ci sono problematiche, risultano chiaramente aggravate dalla vicinanza anche obbligata, soprattutto in tempi di lockdown, ma anche oggi si sta chiaramente più tempo a casa. I casi sono tanti e non bisogna assolutamente abbassare la guardia. Ci ho tenuto anche a titolo personale essere presente all'inaugurazione, ed è un segnale, oltre che una logistica ovviamente. L'inaugurazione di questa di questo ambulatorio, dove si ricevono le donne che possono liberamente dichiarare la violenza subita. L'ambulatorio è posto dentro l'office dell'ospedale, entrando subito a destra, in una zona peraltro vigilata, perché c'è il vigilantes lì a fianco, la garita dei vigilantes, e c'è una scaletta che porta direttamente al pronto soccorso, e quindi è permesso, è consentito ed è facile il percorso dai pazienti dal pronto soccorso direttamente a questo ufficio, senza passare da altre parti e senza essere visti, soprattutto senza dover uscire dal pronto soccorso, perché il problema è quello che il denunciante molto molto spesso, nel momento in cui esce dal pronto soccorso, viene poi raggiunto dai familiari, che esercita una pressione psicologica per frenare la denuncia, e questo dobbiamo assolutamente evitarlo. Questa scaletta è il motivo per cui ho scelto quella stanza. D'accordo, grazie mille della disponibilità, veramente gentilissimo. Grazie.